Ci va a votare per le trivelle? L'astensionismo è legittimo? L'astensionismo è legittimo. Spero di rientrare in tempo a Roma per votare e in quel caso voto no. Quindi, ma l'astensionismo è legittimo secondo lei? La Costituzione lo prevede, come dice Napolitano? La Costituzione non lo prevede e non lo esclude. La Costituzione prevede il referendum. Poi lei sa che ci sono referendum che hanno l'obbligo del quorum, referendum che non hanno questo obbligo. Il referendum sulle trivelle prevede il quorum e quindi non c'è ombra di dubbio che chi è contrario a quel quesito ha due modi per vedere, come dire, soddisfatta la sua contrarietà: o votare no o non votare. Per questo credo che sia più che corretto dire che è legittimo. E chi parla invece di dovere civile? Sì, certo, è un diritto dovere il voto, però ripeto quel che ho detto prima, si trattasse di un referendum senza il quorum, io per primo direi si perde un diritto, quello di andare a votare, si perde un'opportunità per una democrazia che faccia sentire la voce del popolo sovrano. Trattandosi al contrario di un referendum che ha il quorum, chi è contrario a quel quesito, chi spera che vinca il no, ha due modi: la strada maestra, andare alle urne e votare no, ma chi ritiene, non votando, di far mancare il quorum e quindi di invalidare il referendum, il che significa che rimane la situazione esistente, non vince il sì, ottiene lo stesso obiettivo. Per questo lo considero legittimo. Su Roma? Parliamo di cose serie, andiamo avanti. Ma un'idea per chi voterà? Nel momento in cui saprò chi sono tutti i candidati, siamo in presenza, come dire, di tante ipotesi. Chi è più vicino alla Meloni, Bertolaso, Marchini? Commenterò ciò che sarà certo, non ciò che è al momento ipotetico. A meno che lei non mi dica chi è il candidato del centrodestra, c'è una forte confusione che secondo me deriva dal fatto che non c'è chiarezza sulla strategia complessiva del centrodestra. C'è uno spostamento. Il futuro leader del centrodestra? Non sarebbe più il centrodestra. Può essere il futuro di una coalizione, di una lega allargata, ma il centrodestra è altro. Insomma. Lei vede Salvini che rappresenta una componente cosiddetta moderata. Il centrodestra era la sintesi, a volte riuscita, a volte meno, di componenti politiche e sociali presenti nel paese. Insomma, no?